esibizioni in programma al Teatro Franco Bicini di Perugia, si è conclusa la quarta edizione del Bravo Teatro Festival, riservato alle compagnie teatrali amatoriali aderenti alla WILT Umbria, l'Unione Italiana Libero Teatro. Delle 7 compagnie in gara, 2 si sono guadagnate l'accesso al terzo festival nazionale WILT, la Orion Theatre di Terni, mettendo in scena Il padre di Strindberg, e la Teatro Sì di Perugia con I diari di Pier Benedetto Bertoli. Queste compagnie sono state giudicate da una giuria, da elementi esterni alla nostra associazione, e si tratta di del giornalista di riflessi italo-profici, del drammaturgo Andrea Quacquarelli e del regista, attore, commediografo, e chi lo conosce sa perfettamente che tutto quello che sta dicendo è poca cosa rispetto a quello che è, Mario Mirabassi. I due gruppi umbri si confronteranno adesso con gli altri selezionati in tutta Italia. I 10 che passeranno questa seconda fase prenderanno quindi parte alla finale nazionale che si svolgerà a Velletri a ottobre 2016. Nel corso della manifestazione, durata circa un mese, sono salite sui palchi del Bicini e del Teatro di Figura, sempre a Perugia, anche la Badia di Pietrafitta, Progetto Teatro Italiano di Foligno, Compagnia delle Vigne di Sugano, Compagnia Magionese di Magione e la perugina Compagnia Atto Terzo, che con un giardino di aranci fatto in casa di Neil Simon ha ottenuto una menzione con riserva. Alla manifestazione hanno aderito non molte delle nostre compagnie, che sono circa una settantina delle compagnie che diciamo girano intorno alla nostra associazione. Ahimè, problemi con la SIAE, problemi che vengono anche dalla natura dei nostri iscritti, che non essendo dei professionisti sono tutti legati ad altri lavori. Purtroppo ci siamo ridotti ad essere soltanto 7 compagnie. Mi auguro comunque che nel futuro le nostre compagnie si rendano conto che tutto quello che stiamo facendo, gli sforzi che stiamo sopportando, sono fatti solo e unicamente perché l'immagine della nostra associazione sia sempre più importante, e ovviamente l'importanza dell'immagine della WILT si riflette poi anche su tutte le nostre compagnie iscritte. Oh, lay that sound on me, honey.